per capire, per fare un'analisi, quanto incide in percentuale un allenatore in una squadra? Beh, secondo voi? Il manico è tanto, almeno 70% manico. Sì, 60-70. Io direi il 50. In questa SPAL possiamo mettere Ancelotti e Mourinho, ma non vince il campionato. Tu oggi, Max, ce l'hai che dici che quindi la SPAL è scarsa come squadra. Non dico che è scarsa, però secondo me manca qualcosa. Cioè dici che la classifica che abbiamo è quella giusta. È anche un po' specchio dei giocatori che si hanno. Si è mangiato un gol lui là che... Se non era Cittadella SPAL... Avremmo già cambiato canale, staremo guardando un bravissimo film. Che è la stessa cosa questo primo tempo. Ma nessuno l'ha esaltata però, l'abbiamo detto che è una squadraccia, Però Rizzati tende a difendere, Rizzati più equilibrato. Qualche messaggio? Sì, Mauro ci dice: Fogli, sacrosante parole, la squadra non funziona, l'allenatore ha poche colpe. Sì, penso che l'allenatore ha colpe tanto quanto ce l'hanno i calciatori. Quando si perde tutti, perché poi quando si vince tutti salgono sul carro, quando si perde allo stesso modo, secondo me. C'è da scindere il discorso dei cambi con l'atteggiamento della squadra. Cioè, uno può giocare anche con un attaccante in meno ed essere più propositivo. È proprio un discorso di atteggiamento che deve avere la SPAL. Se puoi giocare anche con le due punte, ma se attacchi e provi a metterla a posto con equilibrio, la puoi vincere comunque, allora perché... è una squadra che ha molta paura questa. Esatto, ha molta paura questa squadra, molto... ha più paura di perdere che voglia di vincere. È chiaro che se vogliamo fare degli esempi con altre situazioni, altri contesti, ce ne sono di tutte le salse, sì. Sono quelle che le hanno vinte tutte, quelle che le hanno perse sono stati cacciati, quelle che hanno fatto gli stessi risultati dell'allenatore che hanno succeduto, però Max, linea di massima, guardiamo questa partita. La SPAL non sta neanche meritando di vincerla 11 contro 10, se dobbiamo essere sinceri nell'analisi della partita. Adesso magari lo facciamo. Difatti è arrivato un altro messaggio che conferma appunto quello che dice Max, neanche con il nuovo allenatore la SPAL vince, Alessandra da Feltre. Non dico neanche arrabbiare, però è deludente vedere passare minuti e non vedere neanche uno spiraglio di poterla vincere. Poi dite che mi arrabbio, mi arrabbio sì. No. Io sono pienamente d'accordo, non si può non vincere una partita 11 contro 10 con un avversario come il Cittadella che, con tutto il rispetto, è comunque pienamente alla portata della SPAL anche in parità numerica. Ma secondo voi De Rossi come ne esce oggi da questa partita? Cioè indifferente? In maniera neutrale, senza entusiasmo, senza infamia né lode. Anche perché è capibile. In tre partite si è fatto un punto, non si è mai segnato, 0 gol fatti, 4 gol subiti. E 0 tiri in porta oggi. Zero tiri in porta.